Promosso dal centro Sinapsi della Federico II, nasce un progetto sugli studi universitari negli istituti penitenziari regionali. Si chiama Universi di Libertà e coinvolgerà gli atenei e gli istituti penitenziari nelle attività di formazione e di ricerca. A parte la pratica istituzionale del seguire un corso universitario, per cui i detenuti che lo richiedono sono liberi di poter seguire i corsi universitari, entrare all'università all'interno degli istituti penitenziari per una serie di incontri su diversi argomenti che ci siamo accorti in questi anni hanno colto un grandissima attenzione da parte dei nostri detenuti. Le esigenze di educazione e restituzione sociale sancite dalla Costituzione soffrono di un'emergenza costante e gli studi universitari offrono così un'importante occasione di progresso formativo di libertà in un ripensamento costante della propria storia e della cura di sé e delle relazioni sociali. Questa comunità la dobbiamo in qualche modo sopportare dovunque essa sia, sia geograficamente sia nelle condizioni sociali in cui si trova. Per cui questo progetto in qualche modo che nasce per seguire i nostri eventuali studenti universitari o che stiano in carcere o carcerati che hanno intenzione di iscriversi alla nostra Ateneo, ma come vi è stato detto verrà poi esteso a tutta un'attività di assistenza di tutte le persone che si trovano in condizioni diciamo socialmente difficili che stanno all'interno delle carceri. È ovvio che chi ha sbagliato vive un periodo più o meno lungo di sospensione dalla libertà, però questo non significa sospensione dai diritti. E il diritto all'istruzione è un diritto primario. Naturalmente spesso è proprio l'assenza dell'esercizio di questo diritto che provoca lo sbaglio e che provoca la reclusione. Allora noi riteniamo come comune, come assessorato alla scuola in particolare, ma in generale come amministrazione, che debba esserci inclusione anche dentro la reclusione. Fa sì che anche chi si trova in condizioni di reclusione senta di esercitare il proprio diritto alla vita e alla cittadinanza.